Valerio Cuomo, primo titolo italiano, abbiamo visto la tua soddisfazione, la tua carica assalto per assalto. Quanto volevi questa vittoria? Mi sono sentito quando a metà gara stavo perdendo un assalto e era un match delicato con un ragazzo molto bravo e lì ho detto questo assalto non lo voglio perdere, come fanno tutti, però ha funzionato evidentemente perché ho rigirato le carte, ho portato a casa il match e dopo la mia sensazione è stata nettamente diversa. Quindi quella è stata la svolta. La finale è una finale strana, particolare, nel senso una finale che ci aveva molto incuriosito tutti, proprio anche per il vostro modo molto esuberante di intendere, di vivere la spada. A un certo punto si è dovuta fermare, comunque eri avanti, stavi comunque trovando la chiave. Sì, è stata strana principalmente perché ci conosciamo già e quindi io, conoscendolo, ho evitato delle azioni un po' troppo affrettate. Considerato il vantaggio, mi aspettavo che lui costruisse qualcosa, lui non si è avuto un piccolo problema alla gamba e quindi non mi ha dato adito a dover costruire, a dover creare io l'azione, perciò è sembrata così strana. È gioco tattica, direi una finale più tattica che tecnica. È gioco forza ovviamente parlare anche del lato romantico di questa vittoria. Vedo nell'Albo d'Oro Saverio Ragno e Antonella Ragno, vedo Luca Simoncelli e Stefano Simoncelli, vedo Mario Aldo Montano, chiaramente vincere il titolo insieme a papà non è male. Sì, è bello vincere padre ed è anche bello averlo vinto lo stesso anno in cui il Napoli vince lo scudetto, dato che sono di Napoli. Questo riferimento ovviamente era necessario, ci voleva, quindi direi che diciamo l'anno perfetto non c'è mai, però sicuramente è una partenza, no? Sì, io lo considero come un punto di partenza. Allora un altro anno, la Champions e tanti bei risultati in Coppa del Mondo. Sì, sì, spero di non dover aspettare le vittorie del Napoli per vincere qualche altra gara, onestamente. Complimenti Valerio, grazie.